È ancora ricoverato alla Meyer il ragazzo di 14 anni precipitato nel pomeriggio di ieri da una finestra della scuola paritaria che frequenta in Viale Matteotti a Firenze. Era stata una giornata come tutte le altre, ma la tragedia si è consumata al termine dell'orario prima dell'inizio del servizio post scuola, attimi sui quali si sta cercando di fare chiarezza. Il ragazzo, dopo la caduta, è rimbalzato su una macchina parcheggiata sulla strada e poi è finito a terra, a qualche metro di distanza, davanti ai passanti che hanno subito dato l'allarme al 118. Dopo i primi tentativi da parte dei sanitari di stabilizzarlo sul posto, il ragazzo è stato portato d'urgenza al pronto soccorso. Nella caduta ha riportato diversi traumi, frattura del bacino, del femore, di un braccio. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia, sia gli agenti delle volanti che la squadra mobile, insieme al PM di turno, Marco Mescolini. Saranno adesso le indagini a ricostruire quello che è accaduto. Gli investigatori per tutto il pomeriggio hanno sentito i ragazzi presenti e gli insegnanti. Anche l'assessore alla pubblica istruzione del comune, Sara Funaro, si è recata alla scuola e si è informata sull'accaduto. Il primo pensiero è andato al giovane studente. I primi a soccorrerlo sono stati presenti. Nel momento in cui il tredicenne è caduto, i suoi compagni di scuola stavano uscendo fuori. C'erano anche diversi genitori in attesa di riprendere i figli.